Nel castello di Santena, dopo un lungo ed elaborato restauro, il memoriale Cavour è da qualche mese visitabile da tutti i cittadini e dai turisti, in un allestimento che ha recuperato i locali del maniero, gli arredi, i dipinti della collezione privata della famiglia del conte Camillo Benso, con supporti multimediali che aiutano a collocare la figura del padre dell'Italia Unita nel contesto storico dell'Europa del XIX secolo. La Fondazione Cavour, a cui ho affidato un patrimonio storico di inestimabile valore e di rilevanza mondiale, ha potuto contare su di un finanziamento di 3 milioni di euro erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei tre piani visitabili si possono ammirare la ricostruzione con il mobilio originale della stanza ove Cavour morì a Torino nel 1861 e tanti oggetti a lui appartenuti, come il nécessaire da viaggio, la coppa in porcellana di Sèvres, regalo di Napoleone III in occasione del congresso di Parigi, la collezione della Santissima Annunziata donata da Vittorio Emanuele II. I restauri sono durati circa 3 anni e hanno trasformato il vecchio museo nel memoriale Cavour, che ha una valenza certamente locale, regionale, ma per noi ha assolutamente una valenza nazionale, in quanto qui è sepolto il padre della patria. Lo Stato ha dato una grande mano alla Fondazione Cavour per trovare i fondi e soprattutto ha realizzato fisicamente i lavori di restauro, che sono durati circa 3 anni, e questi lavori sono stati realizzati attraverso la struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è l'organo proprio che agisce in questo senso. Qui si svolge un'attività soprattutto educativa nei confronti delle nuove generazioni, perché qui si spiega come è nato lo Stato italiano e l'artefice, non è l'unico chiaramente, che ha portato alla riunione di più staterelli in quello che poi sarebbe poi diventato il Regno d'Italia. Luoghi cavuriani ce ne sono molti, la casa di origine della famiglia Benso era a Chieri, che è una cittadina circa una decina di chilometri da qua. Loro poi si sono spostati a Torino, ma Santena è rimasta la casa della famiglia dal 1200 in avanti, ed è qui che Camillo Cavour ha voluto essere sepolto, dove era sepolto in realtà il suo nipote prediletto Augusto, che era morto nella battaglia di Goito a 20 anni. Il senso del restauro di questo impegnativo lavoro è stato quello di restituire quelle che sono le partiture cromatiche originali e ritrovarle. Il minimo intervento è sempre stato seguito, perché noi, come restauro insomma di beni culturali, intendiamo non sovrapporre il nostro operato alla storia di qualsiasi manufatto artistico, e quindi manufatti artistici ci sono tutte le tipologie, quindi partiamo da dipinti su tela, dipinti murali, boiserie, oggetti arredi lignei. Quindi abbiamo avuto una ricchezza che, devo dire, vivere così nella casa degli affetti di Cavour è stato anche commovente per tutti noi. È stato un restauro importante, significativo e impegnativo. Quindi, allora, noi abbiamo recuperato degli affreschi che erano stati coperti da sciabature. Abbiamo recuperato uno, per esempio, è questa della sala dove è apparso questa meraviglia di dipinto murale con questi gruppi di personaggi centrali. Poi abbiamo recuperato anche, molto importante, la sala degli stucchi, che è il salone centrale dove venivano fatte le feste danzanti. Tutti i manufatti hanno seguito appunto questa cura. È durato 2 anni questo restauro, 10 persone abbiamo lavorato, quindi è stato molto faticoso. Siamo stati seguiti molto bene anche dalla soprintendenza.